Stefano Mazzolini, un giorno importante quest'oggi per Ponte Nossa, ma soprattutto per questa palestra, perché oggi ufficialmente viene inaugurata la tribuna che è proprio alle tue spalle. Insomma, c'è stato anche un restyling a tutti gli effetti di questo impianto, di questo palazzetto. Sì, oggi chiudiamo questo percorso che è iniziato un paio di anni fa, e in sordina direi, perché era un obiettivo del nostro primo mandato, del mio primo mandato da sindaco con il mio primo gruppo dal 2014, e siamo arrivati oltre al progetto ad ottenere alla fine fondi PNRR circa 500.000 euro che ci hanno dato la possibilità di fare questo intervento. Era da anni che la Nossese Volley chiedeva alle diverse amministrazioni la possibilità di creare uno spazio per poter dare la possibilità al pubblico di assistere alle partite. Io ricordo che per Ponte Nossa ormai la pallavolo, storicamente il calcio, ma anche la pallavolo direi che è uno degli sport del paese. È una società che milita in diverse categorie dagli anni 70, e quindi siamo riusciti ad ottenere questi fondi che ci hanno consentito, e lo vedete alle mie spalle, vedete alle mie spalle il risultato, è stato un intervento complesso, è partito con, diciamo, è stato in concomitanza col Covid, quindi abbiamo avuto diverse anche difficoltà, l'aumento dei prezzi durante i lavori che ha caratterizzato un po' anche le difficoltà, ma alla fine direi che ce l'abbiamo fatta. Eravamo indecisi se fare questa giornata, non è un'inaugurazione vera e propria, noi apriamo ufficialmente la tribuna, perché la palestra c'è da tantissimi anni, e la tribuna, siccome sono stati interventi in diversi step, la stiamo già utilizzando da un anno. Però vogliamo aprirla formalmente perché, oltre ai fondi PNRR, durante il nostro percorso abbiamo avuto anche una donazione da parte della signora Maria Delle Villa, cittadina di Monza, che ha sposato il signor Mader Gianfranco Mader, che purtroppo ci ha lasciati nel 2020, e che come ultimo, uno degli ultimi desideri è stato quello di, insomma, di poter essere tumulato a Ponte Nossa, suo paese natale. Gianfranco Mader è stato un imprenditore di successo che è partito da Ponte Nossa, orfano di guerra, il nome del padre è iscritto sul nostro monumento ai caduti, e quindi insomma ci tenevamo oggi a sottolineare anche questa donazione che ci ha consentito di fare lavori complementari come l'impianto audio, il nuovo montascale per i disabili, e quindi all'ingresso della tribuna c'è la dedica che ricorda appunto Gianfranco Mader. Quindi sarà tribuna Gianfranco Mader, e noi ringraziamo la signora Maria Delle Villa, che oggi purtroppo non è potuta, insomma, non può essere con noi perché per problemi di salute. Quanti sono i ragazzi che qui si allenano e si alleneranno per questi anni, insomma, anche in questa stagione, e soprattutto, insomma, Ponte Nossa, soprattutto per quanto riguarda il volley, vuole diventare davvero un punto di riferimento anche per gli altri paesi dell'Alta Valle Seriana. Sì, c'è una squadra di giovanile femminile, una squadra maschile che milita in una categoria importante, anche una femminile in seconda divisione, ma soprattutto io vorrei sottolineare anche che questo impianto è utilizzato dalla scuola media, che è stata ristrutturata tra l'altro nel 2017, e che ospita non solo i ragazzi di Ponte Nossa, quindi gli alunni delle scuole medie di Ponte Nossa, ma anche i ragazzi dei paesi vicini, in particolar modo del comune di Premolo e del comune di Pare. Quindi per noi è stata una soddisfazione grandissima poter ristrutturare e qualificare la scuola pochi anni fa, oggi chiudere il cerchio con questo intervento, che oltre alla tribuna c'era un piccolo terrazzino per una decina di persone, ma era anche dal punto di vista della sicurezza non era la norma, quindi noi questa tribuna ci darà la possibilità di far conoscere anche le attività sportive della volley, non solo, perché la palestra al 90% è utilizzata dall'US Nossese Volley, ma ci sono anche altre attività, quindi è per noi anche la soddisfazione di dare alla comunità un nuovo punto di aggregazione, che tra l'altro da quanto percepiamo è già apprezzato molto dai nostri cittadini.